uscita da scuola, Anastasia saluta. Ok, va bene. E adesso faccio la merenda e vado a catechismo. E andiamo dopo a comprare il regalo alla mia compagna Giorgia. Buona merenda, amore. Purtroppo devi fare in fretta. Lo sai che fra pochi minuti dobbiamo essere a catechismo. Dopodiché ti vengo a prendere e andiamo subito a prendere il regalo a Giorgia, ok? Hai in mente già qualcosa? Ok, poi vediamo quello che c'è, va bene? Ciao. Amore, fai in fretta pure tu che dobbiamo andare. Però non ti strozzare, va bene? Siamo arrivati, buona lezione di catechismo. Alle 6 mi raccomando non fate tardi, perché altrimenti torniamo a casa alle 10 stasera. Ciao, divertiti. Ok ragazzi, ho accompagnato Vanessina e eccoti, non ti trovavo più. E non trovavo più Anastasia. Dove sei? Monellina? Nonellina, dove sei? Aspettiamo quest'oretta, non in macchina a casa, e poi andiamo a fare shopping. Amore, amore, hai idea di che cosa potremmo comprare a Giorgina? Stai ancora facendo super merendona? Hai tanta fame, amore? Dai, no, basta cioccolato. Guardate un po', dite che ha mangiato un po' di cioccolato questa bimba. No, no, cioccolato basta. Se vuoi ti sbuccio. Se vuoi ti sbuccio un mandarino o una banana. No. Cosa vuoi? Cosa vuoi, amore? Sì. Mandarino o banana? E il caffè. Vuoi la fattura col libro. Se non c'è più, l'hanno finita con la col libro. Va bene, ma non. E poi un mandarino? Una banana? Banana. Banana? Ok, banana. Poi basta però, eh. Amore, sta uscendo Vanessina, andiamo a prenderla? Sì. Siamo arrivati fuori dalla chiesa, andiamo a prendere Vanessina. Andiamo a fare shopping. Mi raccomando, guarda che io a te non compro niente, eh. Che non è il tuo compleanno, non iniziare. Ciao amore. Ciao. Ben arrivata. Tutto bene? Sì. Andiamo a cercare il regalino per Giorgia? Ok. Ok amore? Sei un po' stanca? Un po'. Siamo arrivati nel nostro fantastico negozio di dolciumi, ma non dobbiamo venire qua. Andiamo. Chupa chupa. Sì, questi sono i chupa chupa, questo è il negozio di Gaspar. Ma dove? Ecco, vieni. No, vabbè, ma io non ce la faccio. Resta qui, va, resta qui, aiuta la signora a fare i lavori. Guarda che devo fare. Aspetta un secondo. Cosa sai fare? Attaccarti a un palo? Brava, hai un futuro da lap dance. Volete una, non faccio la 2 da 3. Dai, fai 2 3 e poi entriamo, eh. 1 sì? 3. Ok, ok, siamo arrivati. Prendi un cestino, Vane. Andare? Cosa ti ho detto prima di venire qua? Niente, ho detto che i dolci. No, ti ho detto che i dolci non li dovevi prendere, ma non sono i dolci, qualsiasi cosa tu veda. Ani. Lo so, sono di fragola, tipo. Lo so, è buonissima, sa proprio di fragola. Allora, vedi amore, qua potremmo prendere. Tipo così. Ma no, ma è vuota, no, bisogna prendere. Secondo me ci sono delle confezioni trasparenti con dentro già qualcosa di carino. Che dici? Io si gioca a casa bella. La carta, amore, la carta per mantenere la forma. Questi prodotti piacciono tantissimo. Sì, però sono per donna. Sono da donna, non è vero, sono anche per bambina. Cosa stai dicendo? No, Vane, ma sei matta? Sono buonissimi. Bisogna prendere un mix di cose, insieme. Non sei convinta? Dai, prendine una, scegline una. Io a me piace questa. Questa? A me sì, a te no? Ok, sì. Ok. Adesso andiamo a scegliere quello che di mettere. Esatto, dentro. Esattissimo. Dai, vieni. Io voglio prendere una bomba bagno. Non ce l'ho neanche. Puoi anche metterli dentro, poi paghiamo tutto insieme. Dai, no, va bene. Questo, sì? Secondo me mi piace. Anche la bomba bagno. Alla vacca. Eh? Non mi ricordo se è la vacca sì o no. Hai scelto anche il burro cacao, lucida labbra. Poi guarda qui, Ani, Vane. Qua ci sono anche per le labbra queste scatolette. Anche questo è uno stick contorno occhi. Vabbè, anche se per questo l'ha preso già Vanessa, è un lucida labbra. Questo è per le labbra sempre? Sì. Okay. Sì, tutti e due per le labbra? Sì. Ok, poi due animaletti che hai, che sono dei docce schiuma, immagino. La bomba da bagno. La bomba da bagno, l'ha presa, ce l'ha Anastasia, ce l'ha Anastasia. Okay. Io direi anche uno di quel docce schiuma gusto, non so. Ok. Hai capito? Capito, mi vengono sì. In mente. Qua, vieni. Vieni. Io prenderei anche uno di questo tipo cioccolato bianco che è buonissimo, lei va anche in piscina e quindi le potrebbe essere utile, cosa ne pensi? Okay, sì. Mamma, posso e comprare? Poi prenderei anche questo che è uno spray per il corpo buonissimo alle fragoline di Bosco. Messa, fammi vedere, abbiamo
un doccia schiuma al cioccolato bianco, due saponette, un lucida labbra, un altro lucida labbra, una bomba bagno e un'acqua spray per il magari corpo. Magari un'ultima cosa. Allora, vuoi prendere un'ultima cosa? Gli elastici. Gli elastici, andiamo a cercarli. Guarda che carine. È una matita, la vuoi? A me piacciono queste penne tipo fatte così. E prendile la penna allora, dai. Non prendiamo gli elastici, prendiamo la penna, ok? Perché gli altri ci dobbiamo rifare tutto il giro. Ok. Ci siamo quindi? Paghiamo. Sei contenta? Ti piace? Sì. La pochetta anche ti piace? È carina, vero? Azzurra, come piace a noi. Speriamo che piaccia anche a lei. Sì, lei piace l'azzurra. Allora, un sacchettino me lo dà, per favore? Ok bimbe, anduma a casa. Ok bimbe, spesa finita, sei contenta? Sì. Mi sono piaciuti i regalini? Sì. Dai, adesso andiamo a casa che c'è papà che ci aspetta, va bene? Sì. Ok bimbe, siamo tornate a casa. Finalmente, perché sono veramente stanca, è buio pesto e sono le 7 di sera. Andiamo bimbe? Sì. Dai, scendiamo. Mamma, non cosa? Vanessa non c'è. Come Vanessa non c'è? Cosa stai dicendo? Mi stai prendendo in giro perché tu ne nascosti. Ma ho capito, qua non c'è, pensavo fosse seduta dietro. Cosa stai dicendo? Ma dai Ani, dimmi dov'è. Ani, ma dov'è Vanessa? Ma come non lo sai? Ma mi stai prendendo in giro? Torniamo subito nel negozio. Cioè veramente ragazzi, ma voi vi rendete conto? Non c'è Vanessa in macchina e Anastasia non dice niente, non mi dice niente, ride anche mentre me lo dice. Per me c'è qualcosa che non mi torna. Anastasia, io veramente, poi io e te facciamo un discorsetto, spera soltanto che a Vanessa non sia successo niente. Ma come, perché? Non c'è tua sorella in macchina, ma pensavi fosse seduta davanti? Veramente, ragazzi, non ho parole. Speriamo che non le sia successo niente. Oltretutto sono le 7 di sera e buio pesto. Speriamo che perlomeno sia rientrata nel negozio. Speriamo di trovarla. Speriamo che sia chiusa in qualche negozio. Veramente non riesco a capire. Soprattutto te, Anastasia, non riesco a capire che cavolo ti è passato per la testa di non dirmi niente. Come puoi pensare che sia a fianco a me? A fianco a me non c'è nessuno, dietro con te non c'è nessuno. Comunque 2 minuti e siamo arrivati. Arrivati e non la vedo. Niente. Ani, tu la vedi? No. Io non la vedo. Ma tu parli così, come se niente fosse. Fammi capire, Anastasia. No. Ma dai un'occhiata veramente, guarda, non ti capisco. Scendi, muoviti. Ani, occhi aperti, che siamo davanti al negozio di dove abbiamo... Ma dove? Guardala. Ma cosa mi saluti? Ma vieni fuori, falla uscire. Vieni fuori. Allora fai il giro. Hai visto? Meno male che è entrata dentro il negozio di dove abbiamo fatto gli acquisti, perché altrimenti dovevo chiamare la polizia stasera. Vieni qua che adesso facciamo i conti. Vieni qua. Allora, innanzitutto, ma che ti ridi? Fammi capire cos'è successo. Allora, spiegami dove sei, perché sei tornata qua. Allora, sono andata a vedere se c'erano delle cose per Gasper. Poi io sapevo che tu venivi qua. E che ti sarei venuta a cercare dove eravamo prima. E quindi sono venuta. E perché sei andata nel negozio? Scusa, stavamo tornando a casa. Poi hai una sorella che, guarda, se tu dovessi sparire non se ne accorge nemmeno. Infatti sei sparita e non si è accorta di niente. Perché in macchina rideva quando io sono arrivata sotto casa e non ti ho trovata, ok? Non lo farei mai più però, Vanessa. Non vi dovete allontanare da mamma e papà, soprattutto nei posti dove c'è tanta gente, perché non puoi mai sapere chi trovi. Va bene, andiamo a casa, va? Allora, Vanessa, guardami un attimo. Non ti permettere mai più. Non ti permettere mai più perché mi hai fatto venire un colpo. E non capisco come tu non ti possa essere spaventata così tanto da trovarti piangendo, perché se fosse successo a me da bambina mi sarei disperata. Ok? Quindi, vieni Anastasia, vieni un attimo. Allora, ascoltatemi bene. Non vi dovete mai allontanare da me o da papà o con chiunque voi siate. Mai. Come ti è passato per la testa di entrare nel negozio. Avete capito? Anastasia, hai capito anche tu? Anastasia? Sì. Hai capito cosa ho detto? Sì. Ok, adesso prepariamo il regalo e riempiamo la pochette. Dai. Prepariamo questo regalino alla nostra amica, che le farà sicuramente piacere perché è molto carino. Guardate, sto togliendo le viti. Ma perché togli le viti? Stai spuntando la casetta. Vieni qua, fatti vedere. Guarda, allora, dato che
prendete un cassavite, mettete qua e lo fate girare. Che? Ma perché devi smontare la casetta adesso? Guarda. Vediamo. L'hai tolta. Vabbè. Ma che brava. E qua ne ho già tolta una. Ma perché? Cosa stai combinando? E poi si mette così. E le riavviti. Ti piace fare queste cose? A me sì. A te oggi, sì. Adesso. Hai imparato adesso? Sì, guarda. Va bene, amore, dai, vado un attimo a vedere Vanessa che cosa sta combinando, ok? Ok. Allora, questa è un'acqua per il corpo al cioccolato rosa. Questa marca dell'acquolina è buonissima. Pensa che la usavo io quando ero molto giovane, esiste ancora. Cioccolato bianco. Questa invece è un doccia. Sì, un doccia schiuma al cioccolato bianco, che buono. Metti dentro. Madonna, profuma, guarda. Eh sì, amore, cioccolato bianco. Ci metto questi due. Questi due che non abbiamo capito bene che cosa sono. Sì, secondo me doccia schiuma anche questi. Shower gel. Ok, questo è un... Questo non è una gomma, eh? Questo è un burro cacao. Sì. Eh? Bello. Buono, bello e buono. Poi abbiamo un altro burro cacao in crema, vero? Mm-hmm. Qua hai la penna, sì, hai voluto prenderle questa. Verde e blu. Ah, due colori, non lo sapevo. Verde e blu? Sì. Ah. Poi l'altro burro cacao. E infine, non sappiamo esattamente se Giorgia ha una vasca, ma noi... Sì, sì. Vabbè, dai, se ce l'ha bene, altrimenti pazienza. Ok, abbiamo finito, la nostra pochette è pronta. Non ci resta che aspettare il giorno del suo compleanno, eh? Sì. Allora, mi prometti che non lo farai mai più? Te lo chiedo per l'ultima volta. Bene. Ragazzi, il video è finito, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Mi raccomando, ragazzi e bambini, non vi allontanate mai da mamma e papà.